anche Jacopo Morrone in piazza Bologna per Chico Forti. Sì, noi siamo a sostegno della causa di Chico Forti, 20 anni che è all'estero, 20 anni che è in un carcere non nel suo paese. Penso sia dignitoso che un paese come l'Italia, uno Stato come l'Italia, si adoperi, a prescindere dal colore politico che ognuno di noi rappresenti, quindi penso sia una battaglia da condividere a 360 gradi con le istituzioni, con i partiti, per riportare a casa Chico Forti. Dopo 20 anni non può accadere che un italiano, un cittadino italiano, sia costretto a scontare una pena, poi in tanti sostengono gli errori giudiziari, in tanti sostengono un errore in quello che è stato il processo. Noi in questo momento siamo qui però per attivarci, per far sì che Chico Forti possa venire a scontare la sua pena, possa venire in questo territorio, possa venire in Italia. Così accade con tanti cittadini stranieri che magari hanno sbagliato in Italia e quindi vanno a scontare la pena all'estero. Su di lui tante ombre sicuramente, perché si è sempre proclamato innocente, quindi ha dal nostro punto di vista diritto a dover scontare proprio in questo Stato, nell'Italia, nel suo paese. Sarebbe un bellissimo gesto anche nei confronti della sua famiglia e dei tanti sostenitori che per tanti anni l'hanno sempre sostenuto e sempre appoggiato. Quindi penso che le istituzioni, a partire dal Presidente Fico, a partire dal Presidente della Repubblica, debbano attivarsi come lo stiamo facendo noi parlamentari o ex membri comunque del governo, e quindi questa battaglia, se più siamo, più sicuramente sarà facile ottenere questo risultato. L'altra sera Di Maio a TG2 Post ha comunque ribadito il suo sostegno a Chico Forti, però cercando di in qualche modo calmare tra virgolette le acque, nel senso che bisogna secondo lui agire però forse un po' più in sordina, un po' più in silenzio. Cosa ne pensa? Sicuramente quello che conta è il risultato finale, quindi purtroppo troppe chiacchiere da troppo tempo non hanno portato ad alcun risultato. Se il ministro Di Maio si fa carico di questa problematica e porta a casa il risultato, avrà da parte di tutti il benestare, avrà da parte di tutti un plauso. Ad oggi questo non è, è un governo che in questo momento è abbastanza molto debole sia in Europa sia sul piano internazionale ed è sotto gli occhi di tutti. Ci auguriamo però che almeno con la partita, con la causa Chico Forti, possa far vedere quella che è la competenza, possa far vedere quella che è diciamo la solidità di questo Stato, andando a trattare, ripeto, ci sono tanti altri casi di cittadini stranieri che hanno sbagliato in Italia e sono stati restituiti al proprio paese, sono numerosissimi casi, questo non accade per Chico Forti, questa è l'ingiustizia e noi ci battiamo per questo, poi dopo tutto il resto vedremo strada facendo. Se dovesse mandare un messaggio a Chico Forti, cosa gli direbbe? Io non l'ho mai incontrato personalmente, ci sono tante altre persone che l'hanno incontrato e mi dicono essere molto forte e spesso e volentieri rincuorare o comunque dare coraggio alle persone che lo vanno a trovare nella condizione in cui è. Quindi penso sia una persona forte, fortissima, se no non ci sarebbe tanta gente a sostenerlo, ad appoggiarlo, andare avanti con la sua battaglia, che è una battaglia di giustizia, e per quanto mi riguarda, nel mio mandato politico, quando ci sono delle battaglie di giustizia c'è il mio nome al suo fianco, il nome della Lega, il nome di Matteo Salvini, e quindi da parte nostra è il massimo sostegno e da opposizione cercheremo di fare tutto il possibile ed essere collaborativi da dove ce ne sarà bisogno anche col governo pur di portare a casa questo risultato, che è un risultato importante per tutti ma per l'Italia in particolare. A proposito di Salvini, ieri tutta la giornata è stato in campagna, quindi per appoggiare il candidato campano. Ieri sera a chiusura a Piazza Matteotti, la Piazza della Posta, ha dichiarato ancora una volta il suo sostegno anche a Chico Forti, anche in quella situazione. Quindi c'è davvero tanto movimento e tanto voglia di riportarlo a casa da parte vostra. Questo sicuramente, Matteo era anche a Montecitorio insieme ad altri amici a sostenere questa manifestazione, che accende i riflettori su un caso così importante, è l'unico modo per farla rivivere perché ci sia attenzione, ci auguriamo che ci sia anche dalla parte delle istituzioni, purtroppo in quell'occasione il ministro Bonafede passò, non disse nulla e scappò via, e quindi è un significato secondo me negativo che ha dato, è un brutto gesto che è fatto dal ministro della giustizia, che poteva fermarsi, quantomeno ascoltare quello che erano i sostenitori della casa Chico Forti. Matteo è una persona di parola, in tanti anni ha sempre portato avanti determinati ideali e penso che sia uno dei pochi ministri che ha portato a casa quello che diceva, quindi dalle parole sono seguiti poi i fatti e sono sotto gli occhi di tutti su tanti altri temi, ma non voglio andare fuori tema. Qui siamo oggi per sostenere quella che è la causa di Chico Forti e quindi anche il vento ci aiuta, speriamo che sia un vento positivo che possa portare a casa più presto questo risultato.